ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e verso costituzionale. A Milano, al... State fermi! Calma! Compagni amici, state fermi! Sono passati 40 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia. 8 persone morirono, uccise da una bomba fatta esplodere durante una manifestazione antifascista. Ancora oggi non c'è nessuna verità giudiziaria. Per questo, per non dimenticare e per dare nuova vita a quel flusso di voci e gesti interrotti, va in scena al piccolo teatro Strehler l'opera musicale Il sogno di una cosa. Il titolo è una citazione pasoliniana, a sua volta ripresa da Marx. Il mondo ha da lungo tempo il sogno di una cosa. Un sogno fatto di caparbietà e sguardo al futuro, nonostante tutto, come ci racconta il regista e attore dello spettacolo Marco Baliani, tra i protagonisti del teatro di narrazione in Italia. Il sogno è quello di una realizzazione democratica e egualitaria del paese. Il sogno di qualcosa che non è mai accaduta, ancora oggi non c'è. Quelli che erano in piazza quel giorno a manifestare sognavano una cosa. Erano democristiani, comunisti, extraparlamentari, no? Rivendicavano il diritto di parlare contro le violenze fasciste che volevano impedire la parola. Il paese tutto è preda di un malato sentire. La città resterà appestata fino a quando qualcuno non dirà i nomi degli assassini, della catena lunga che lega una mano insanguinata all'altra. Lungi da me fare uno spettacolo di teatro civile, ecco, non, proprio no. Non è un teatro per commemorare, nel senso la memoria, non dobbiamo dimenticare le vittime, e neanche per spiegare le cose. No? Dopo 40 anni non c'è più niente da spiegare, cioè c'è il tentativo di riconciliare i parenti, la città stessa, con una tragedia di cui non sappiamo ancora gli esecutori, e quindi il tentativo difficilissimo, almeno durante lo spettacolo, perché questo fa il teatro, solo lì, di riconciliare una possibilità di fiducia nelle istituzioni, ma più che nelle istituzioni, di fiducia nel dialogo tra cittadini. Nello spettacolo musicale, la forza interpretativa di Baliani si alterna alla performance del soprano Alda Caiello e alle danze degli allievi della Scuola Paolo Grassi di Milano, tutti guidati e accompagnati dalla partitura musicale del compositore Mauro Montalbetti, che con le sue note tenta una ricomposizione dell'infranto, come la descrive lui, senza costruire un racconto lineare, ma procedendo per scarti improvvisi, attraverso registri linguistici e musicali diversi. Per fare questo lavoro ho studiato la musica degli anni 70. Mi sono immerso in quest'epoca che conoscevo poco, ho approfondito soprattutto l'aspetto del free jazz, per esempio, oppure della musica popolare e il rock progressive, che era una musica molto importante in quel periodo e che paradossalmente i ragazzi che poi magari si scontravano in piazza perché appartenenti a diversi credi politici ascoltavano. C'è una commistione di linguaggi sostanzialmente, sono saldamente uniti da un controllo formale e soprattutto armonico molto dettagliato. È giusto che sappiano quello che sta accadendo in questa città. Siamo in servizio dalle 5 stamattina, a Sfì, e meno male che ci stanno. La regia video è affidata ad Alina Marazzi, regista e documentarista. Ha raccolto immagini di un passato recente ma rimosso, setacciando gli archivi e concentrandosi su oggetti minuti. L'opera apre con delle immagini di frammenti, di oggetti, effetti personali che avrebbero potuto appartenere alle persone in piazza, quindi un ombrello sventrato, una borsetta rovesciata, un quaderno stracciato, appunto un giornale che magari stava nella tasca di un impermeabile. Tutti questi oggetti sono sommersi da un'acqua scura, un'acqua torbida, che è appunto un'acqua non purificatrice, ma un'acqua che porta via queste cose.